Nel Vangelo secondo Luca, in quel tempo Giovanni chiamò due dei suoi discepoli e li mandò a dire al Signore: Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui, quegli uomini dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò loro. E donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è chiunque non si scandalizzerà di me. Ascoltando questo Vangelo mi vengono in mente le ultime parole del Signore, alcune tra le ultime parole del Signore nella cena pasquale dell'addio, dove profetizza ai suoi discepoli più intimi, agli apostoli, che tutti voi vi scandalizzerete di me e mi lascerete solo. Lo profetizza a Pietro. Tu che pensi di amarmi, tu che credi e ti illudi di seguirmi, mi tradirai. Eppure, proprio quel tradimento, e mi faceva notare un fratello qui in missione con me, Clemente, mi faceva notare l'altro giorno proprio circa questo episodio, come a un certo momento appare che la donna chiede, cioè in un Vangelo, soprattutto in quello di Luca, è piuttosto che un'affermazione, quella donna fuori dal pretorio chiede a Pietro se per caso non fosse anche lui dei suoi, e Pietro risponde 3 volte di no, cioè afferma che non è dei suoi, e quello è l'epilogo di tutto il cammino di conversione di Pietro. Tutto il cammino di conversione di tutti noi, l'epilogo di questo avvento, come l'epilogo di ogni giorno, come l'epilogo che appare chiaramente in questo Vangelo, fratelli. È uno dei soliti cortocircuiti divini che però ci lasciano davvero folgorati. Penso che lasciano folgorati anche voi. Cioè, Pietro ha dovuto dire: sì, è vero, non sono dei suoi, cioè, come mi faceva notare Clemente, lui deve arrivare a dire. Come quasi a riconoscere che il suo atteggiamento, il suo cuore, pur pieno di impulsi, di grandi desideri di servire, di amare, di attaccarsi affettivamente, e si era attaccato affettivamente a quel maestro, ma quel cuore ancora non era stato rinnovato, perché ancora quel cuore non conosceva se stesso, era profondamente illuso. Era profondamente ingannato, io ti seguirò fino alla morte. E invece doveva passare per quello scandalo, ed era la sua bocca che doveva dire: sì, è vero, lo riconosco. Non tanto come negare Cristo, che è anche l'aspetto, no? più chiaro e più noto di quelle parole di Pietro, ma anche quest'altra parte, anche quest'altro aspetto, cioè io testimonio per me stesso che no, non sono dei suoi. I suoi vanno alla morte. I suoi salgono sulla croce, i suoi non resistono al male, i suoi offrono il collo, offrono la vita. Io no, io ho paura, vedi? E lo rinnego. Nel rinnegarlo, nel rinnegare Cristo, nello scappare, nello scandalizzarmi di quella croce, io testimonio di me che non c'entro niente con lui. Mi sarebbe piaciuto, lo ero forse, ma a un livello molto umano. Quella parte che mi era venuta dal cielo, quella parte che è arrivata a Pietro, la professione di fede, sei tu il Cristo, che è anche un punto di contatto con il Vangelo di oggi, no? Tu sei il Cristo, tu sei l'inviato, tu sei il Messia, tu sei il figlio del Dio vivo. Tutto questo viene dal Padre, non la carne e il sangue. La carne e il sangue sperano altro, la carne e il sangue intendono altro, aspettano altro, la carne e il sangue sbattono rovinosamente contro una prigione. Gesù era stato imprigionato e Pietro parla in questo modo. E Pietro dice: Ma non ti conosco, non sono dei suoi. Si scandalizza.
Giovanni è imprigionato e nel fondo, sente che qualcosa sta urtando la sua carne, le sue attese. E c'è lì un combattimento interiore in Macheronte, in questa fortezza, Antonio, che oggi è nella Giordania, una cosa impressionante. Sono i resti di questa fortezza, si vede il Mar Morto dall'alto, nel deserto più totale. Allora, come dire, anche architettonicamente, anche geograficamente, se andate, vi rendete conto del grande turbamento di Giovanni Battista, che si trovava lì per aver detto la verità, si trovava lì per aver dato un esito alla sua profezia, e aveva detto: non ti è lecito di tenere tua moglie a Erode, di tenere la moglie di tuo fratello ad Erode, cioè non è un adulterio, non ti è lecito adulterare, non ti è lecito buttare la tua vita. La verità, per la verità era imprigionato. Ora si trova che il Messia che lui aveva annunciato era quello che la verità l'avrebbe fatta valere, avrebbe pulito la sua aia, avrebbe distrutto il male, avrebbe impiantato, avrebbe portato il regno della verità, avrebbe radunato tutti i suoi. Ma è lui che lo aveva annunciato, lui che era convinto, anche lui per opera dello Spirito Santo, che ha visto la colomba scendere su Gesù, lui che aveva esultato nel cuore, nel seno di sua madre, alla venuta di Gesù nel seno di Maria, ora si trova in un carcere. Cioè, vedete, lo stesso capolinea, per così dire, di ogni speranza nella carne, la prigione di Gesù, laddove era stato portato, tradotto dal Getsemani, e Pietro dietro, fino ad impattare con questa donna, con questo scandalo, questa parete, su questa grata, è Giovanni lo stesso. È la tua e la mia prigione, fratelli carissimi. Quello che profondamente c'è lo scandalo attraverso il quale dobbiamo passare, lo scandalo che dobbiamo riconoscere, lo scandalo che portiamo dentro e che per questo ci porta costantemente a dubitare. Noi tutti, fratelli, viviamo in questo grande turbamento di Giovanni Battista. Un prete, io mi rendo conto, lo stavo pensando, mentre pregavo questo Vangelo. E stavo pensando veramente nella cappellina della casa dove vivo, no? Guardando il nostro Signore Gesù Cristo crocifisso, pensavo quante frustrazioni, quante prigioni per me, in quante prigioni il Signore è stato rinchiuso perché la prigione della morte eterna non si chiudesse sopra di me, sopra il mio destino di felicità eterna, di salvezza. Quella croce che lo inchioda alla frustrazione più totale di vedere che io non ascolto la sua parola, che non accetto la sua verità e non accetto nemmeno la sua misericordia. Lo vivo nella mia vita come presbitero, no? Fai delle cose, mi è capitato, fai delle cose, cerchi di aiutare delle persone, gli dai una parola. Lo accogli, annunci il Vangelo, esce dai pori della tua pelle, dalla tua bocca, la parola di verità che è l'amore profondo che il nostro Signore Gesù Cristo ha per i peccatori, per i lontani, per gli adulteri. Vedi che nel fondo l'altro non ce la fa, l'altro è così debole, l'altro è così preso dalle fauci del demonio, dalle catene della menzogna, che non ce la fa, non ce la fa. E ti senti ingannato, ti senti preso in giro. Quante madri, quanti padri si trovano così nei confronti dei loro figli, vero? Magari un figlio che sta nella droga, magari un figlio che sta in una situazione difficile, tu hai fatto tanto, tanto. E sembra che tuo figlio, e invece proprio lì, sul figlio di Lana, ti tradisce ancora. Tua moglie, tuo marito. Bene, io ho visto che nel mio cuore c'è scandalo. Questa prigione, che significava per
Giovanni Battista la frustrazione di ciò che lui aspettava, cioè la verità, ho detto la verità, però arriva il Messia e adesso mi riscatta, cioè che faccio, devo aspettare ancora un pochino qui in galera e poi dopo viene e distrugge Macheronte, distrugge tutte le menzogne, mi libera, per così dire, oppure, cioè sei tu, aspetto qui, cioè rimango qui in questo carcere, cioè, sei tu, oppure devo aspettare un altro che venga ad aprire queste porte del carcere, sei tu che prendi per l'ennesima volta gli schiaffi, gli sputi, le prese in giro, le menzogne, le illusioni. Sei tu, o dobbiamo aspettare un altro che venga con una spada e tagli? Ma nel dire questo io nel dire questo io, di fronte alle frustrazioni pastorali, per così dire, di presbitero, ma devo guardare la mia vita. Oggi il Signore mi dice: guarda la tua vita, Antonello, guarda la tua vita. Certo che sono io. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, sono guariti, ai poveri è annunciato il regno dei cieli, i morti risuscitano. Cioè, guarda la tua vita, guarda la tua storia. In questo momento, dice bellissima la costruzione greca, mentre fanno questa domanda gli inviati, arriva in quell'ora, in quel momento, in quel kairos, in quel preciso momento, Gesù compie questi segni. Cioè, dentro la tua storia già sono compiuti i segni. Dice il Salmo responsoriale, il Salmo 84, verità e misericordia si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Cioè, cosa è Giovanni oggi e cosa sarà Pietro? Cosa scoprire che c'è lì un combattimento, c'è uno scandalo profondo di fronte a questa misericordia assoluta, che nella carne e nella visione religiosa non può incontrare la giustizia, non può incontrare la verità. Quella pace che porta Cristo, pace a voi, la pace del risorto, di Cristo risorto, delle piaghe gloriose, nella nostra carne non si compagina, non si può incontrare, non si può baciare con l'idea di giustizia che abbiamo e che aveva Giovanni Battista. Ma oggi il Signore dice: guardami, la capanna, la grotta, la stalla di Betlemme, dice: guardami, guardami, guarda quel bambino crocifisso a Betlemme, la casa del pane, in questa mangiatoia, guarda che mi sono offerto come pane, agnello, piccolo agnello, lì messo lì, come l'ultimo, guarda, lo vedi che non è arrivata la spada, lo vedi che io mille volte, e ora in questo preciso momento, che tu stai in questo dubbio, tu stai in questo combattimento, in questa angustia, in questo turbamento, se sono io veramente, guarda la tua vita. Quante volte ti ho perdonato, quante volte ti ho aperto gli occhi, quante volte hai potuto sperimentare un pochino il gusto di fare la volontà di Dio, quante volte? Allora sono io, allora riposa con me, mettiti con me, vieni qua, vieni sulla croce con me. Guarda che da qui puoi vedere la persona alla quale tu hai predicato il Vangelo, per la quale ti sei spaccato, la persona alla quale hai annunciato che continuando e perseverando in quel peccato avrebbe distrutto la sua vita. Quella persona che non ti ascolta, quel figlio che non ti ascolta, quel figlio che sembrava, quella persona che sembrava aver capito, che aveva addirittura ricevuto i sacramenti, e poi niente, non ce la fa. Non è un affronto a te, è una schiavitù profonda, profondissima, per cui bisogna stare crocifissi, bisogna offrire il sangue. Io ho offerto il sangue per te, Antonello, per guarirti ancora oggi. Io ancora oggi sto guarendo la tua lebbra, ancora oggi sto aprendo i tuoi occhi, ancora oggi ti sto prendendo e facendo risuscitare, ancora oggi, perché ora è il regno, ora è il Messia, cioè il Messia si incarna in questo momento, si incarna nella storia, non è una cosa che viene paf e tamblè, così tutto cambia, non è questo, c'è un tempo che è ancora quello che fino alla consumazione dei secoli, il tempo della tua vita nel quale convertirti, e come non sappiamo quando finirà, oggi, ora convertiti, sono io. Allora vieni sulla croce e guarda dalla croce con i miei occhi a tuo figlio, a tua moglie, a tuo marito, a quella persona, per dire che la prigione di Giovanni Battista è la prova provata che è Gesù, cioè la tua vita, la tua storia, Giovanni, Antonello, la prigione nella quale tu sei per la verità, la prigione nella quale sei per essere stato inviato e chiamato, tu, la tua vita è profezia. Cioè, guardate, tutto quello che noi stiamo vivendo, illuminato da Gesù che sta venendo, è la profezia di Gesù che viene. Non so se mi spiego. Cioè, quella prigione di Giovanni,
È la prova che Gesù è il Messia, perché è la profezia della prigione di Gesù. Allora, e Gesù rende testimonianza alla verità, per questo è venuto, e tu rendi testimonianza alla verità, come Giovanni Battista, come quella scena nell'Annunciazione, per cui i due godono, i due, cioè Gesù arriva e lui gode, e Giovanni Battista gode, i due si incontrano in questa danza meravigliosa, questa testimonianza mutua che è la nostra vita. E che si compie, si realizza nell'unione profonda e intima della sposa col suo sposo, di te, della tua comunità, della Chiesa con lo sposo sulla croce. Coraggio allora, non abbiamo paura delle prigioni, non abbiamo paura della nostra storia. È lì che si compie la testimonianza di Cristo verso di noi, è la testimonianza nostra per Cristo, questo martirio d'amore che ci unisce. Ma lì, dove tu sei, a Macheronte, in quella fortezza, in quell'angustia, in quello che stai vivendo oggi, in quella frustrazione, in quel fallimento umano, c'è la prova provata che Gesù è il Messia, perché quel fallimento è il fallimento nel quale è entrato Cristo, nel quale entra Cristo, nel quale Cristo ti aspetta, per compiere i miracoli, per compiere i segni del Messia. Quali? L'amore, l'amore, la risurrezione, il perdono dei peccati. Macheronte è il Golgota, Macheronte è la tomba vuota, cioè questo è quello al quale siamo chiamati noi. Saliamo sulla croce, stiamo sulla croce, stiamo dentro la capanna, da lì possiamo vedere le cose con gli occhi stessi di Cristo e udire con gli orecchi di Cristo. Che cosa? La buona notizia che si fa carne nella nostra vita. Buona giornata.